comandamenti del trading. Regola numero 5. Evita ciò che non sai fare. Come forse ho già detto, ma mi ripeto volentieri, molte persone accedono ai mercati finanziari per cercare un investimento che li faccia ricchi. Ma non è così che si arriva al risultato. In ogni caso, in quest'ottica, cioè nel cercare un investimento super redditizio, spesso le persone investono in cose che non conoscono, perché un amico, un conoscente gli ha dato una soffiata o un parere positivo su quella società, che è nel settore delle nanotecnologie, ad esempio, ed ha ottime aspettative per il futuro, quindi il titolo crescerà. Mai investire in settori che non si conoscono. Come si può pretendere di valutare correttamente il settore delle nanotecnologie e delle potenzialità di una data azienda in quel settore e di conseguenza il valore che potrebbe prendere il titolo se di nanotecnologie non se ne capisce nulla? Non serve e a mio avviso è molto controproducente. La cosa più utile negli investimenti e nel trading è imparare a fare una cosa bene. E ovviamente ci vuole tempo, non si può pretendere di imparare una professione in 2 minuti. Ogni professione richiede del tempo per essere appresa. Il trading online non viene insegnato nelle scuole o nelle università, tantomeno la finanza. Quindi l'apprendimento è ancora più complicato. Ma soprattutto, mi raccomando, anche quando sarai bravo, concentrati sempre e solo su ciò che conosci bene e lascia agli altri ciò che non conosci, anche se potrebbe essere apparentemente molto redditizio. Ricorda che in finanza il rendimento è sempre proporzionato al rischio, più rendimento uguale più rischio. Ad esempio, noi portiamo sempre i risultati dei nostri studenti, uno di essi oggi collabora anche con noi e i suoi risultati sono visibili sul nostro sito, nella sezione Ammiratore. Direi che 3 anni di studio sono serviti, ma certo non si può pensare di ottenere dei risultati in 2 minuti. Se decidi di frequentare un corso di trading e vuoi farlo con noi, visita il sito top-tradingacademy.com, sezione Radio Radio, per avere tutte le informazioni necessarie. A presto!